Io non posso non farle una domanda sulla crisi che si è registrata in Umbria in questi giorni. Ho visto, abbiamo letto anche un suo comunicato stampa. Ecco, che idea si è fatta lei? Beh, quella del comunicato stampa, che là fuori ci stanno guardando e quindi si aspettano delle risposte conformi al mandato che ci hanno dato, che hanno dato al Partito Democratico, per cui al di là dei toni tutti sbagliati di questi giorni, è bene tornare sui temi e dare a questa regione il governo che si merita. Non stiamo dando un bello spettacolo. In che cosa avrebbe sbagliato, ad esempio, la Presidente, se ha sbagliato la Presidente, oppure l'assessore, se ha sbagliato l'assessore? Guardi, io non ero in giunta, non sono in giunta e faccio un altro mestiere, per cui non mi permetto né di dare voti né di dare giudizi. Quello che sicuramente è sbagliato è il messaggio che stiamo dando all'esterno, cioè quello di un partito che si divide sui nomi, sulle nomine, e invece non parla di cosa ha bisogno la sanità umbra. Io invece credo che dobbiamo tornare lì, perché di buon governo questa regione ne ha avuto tanto, anche in questi 7 mesi, per cui basta tornare a prima di questo brutto spettacolo. Me la permette una domandina un po' più scomoda? Beh, vediamo quanto scomoda. Siamo anche curiosi di capire in che modo si è mosso il partito a Roma rispetto a questo momento di crisi in Umbria. Ecco, quali sono state le manovre romane su questa operazione? Devo dire che Roma in questa fase ha molto rispetto per i territori, quindi c'è preoccupazione, senza dubbio c'è preoccupazione, però c'è anche rispetto di quelle che sono le dinamiche territoriali. Si spera naturalmente che da questa crisi possa poi nascere invece qualcosa di diverso e quindi si possa tornare al buon governo che ha sempre caratterizzato questa regione. Poi devo dire che quello che Renzi sta facendo a Roma dovremmo cominciare a farlo anche in Umbria. Il rinnovamento non solo a parole ma anche nei fatti ci farebbe bene. Lei è più vicina all'area bocciana, per capirci, o invece è più vicina all'altra area? Io sono nata e temo che morirò a Scaniana, nel senso che credo che la politica fatta sulla base delle correnti personali non serva. La politica fatta sulle idee sì, e quindi capisco che ci sono idee diverse, ma questo è un partito democratico e c'è spazio per tutti. Purché alla fine si trovi convergenza e non ci si trovi invece a dare brutti spettacoli sui giornali e in generale all'opinione pubblica. Ha detto una volta che da grande avrebbe voluto fare l'insegnante. Qualcuno invece la vede o la pensa come la prossima presidente della regione dell'Umbria? Ci ha fatto un pensiero? È arrivato anche a lei questo messaggio? Sono solo chiacchiere di palazzo? Cosa c'è dietro? Direi che in Umbria una presidente c'è e io per il momento sto svolgendo un mandato a Roma che voglio portare fino in fondo facendo bene il mio lavoro. Poi evidentemente spero che il mio futuro sia nell'insegnamento, a scuola o altrove, vedremo. Non la esclude questa ipotesi comunque in Umbria? No, diciamo che per il momento sto facendo altro e vorrei continuare a fare altro a Roma. Non è quello che voglio io e soprattutto c'è un mandato che i cittadini hanno dato alla presidente Catiuscia Marini e anche lei come me deve onorare fino in fondo il mandato che le hanno dato i cittadini. Non è mio interesse fare la presidente della regione, rispondiamo così.